sicuramente un messaggio forte sulle modalità di trasporto alternative, in primis oltre i piedi, la bicicletta, che andiamo per gradi, ma vivere anche la città in maniera diversa. È un'iniziativa che si ripropone, è un'iniziativa che fa bene a tutti, è un'iniziativa nella quale chiediamo come al solito un grande coinvolgimento, non perché siamo amanti dei grandi numeri, ma perché è importante far capire a tutti, stiamo cercando di farlo ognuno per le proprie competenze, come il coinvolgimento serve a vivere meglio, in questo caso la città vista dalla bicicletta. E vi posso garantire, l'ho detto l'anno scorso con l'assessore Mondello Montevideo, quando scendevo dalla via Garibaldi e tornavo verso il comune, venire al comune con la bicicletta potrebbe anche essere un modo per vivere meglio l'approccio alla giornata lavorativa, che poi è come si dice cadenzata da tantissime cose. Quindi Bici in Città si ripropone, sono contento che si riproponga sempre e meglio. Ringrazio tutti gli organizzatori, ma anche i partner e i collaboratori che ogni anno si mettono in gioco, perché ogni anno è sempre una grande sfida, ripeto, non tanto di pubblico ma di partecipazione. Mi auguro che quest'anno più degli altri anni ci sia tanta gente che insieme a noi viva questi 18 chilometri lunghi, 4 brevi, così ci sono varie fasce, da un punto di vista diverso, comprendendo che è possibile. Questo è il messaggio che vogliamo dare. 36esima edizione vuol dire che qualcuno ci ha creduto più di qualche anno, vuol dire che è andata bene più di qualche anno. Quindi movimenti sostenibili è una delle cose più belle che leggo in questa meravigliosa manifestazione così rappresentata. Santino Cannavò, è inutile aggiungere parole perché tanto non, è uno troppo attivo, è iperattivo, e fortunatamente, perché a volte magari ci arrangiamo e persone invece così qualificate e così particolarmente prese dal convincimento che tutti potremmo avere sotto questo profilo, proprio ci stimolano a invece implementare queste attività che, ripeto, sono qua, ecco, vedo, sono attività ludiche, no, sono sì, attività sportive, sono attività ludiche, sono ancora una volta espressione di quello che con questo movimento può andare a significare, questo inclusione, convivialità, condivisione di qualcosa che poi alla fine non si traduce in una semplice passeggiata, ma è proprio una festa per poter stare insieme e per poter condividere più di qualche pensiero e oltre la bici.